volta un paese pieno di rifiuti, talmente pieno di rifiuti che le persone non riuscivano nemmeno a camminare sui marciapiedi ed era tale l'odore sgradevole che la gente preferiva rinchiudersi in casa e buttare tutta la pattumiera fuori dalla finestra pur di non riuscire a sistemare qualcosa. La situazione stava degenerando. Il sindaco era talmente esasperato che decise di chiamare quattro scope dei magici poteri, conosciute in tutto il mondo come la squadra delle 4R. Le scope arrivarono con il primo treno. Ormai avevano perso il vizio di famiglia di volare. La prima riduzione obbligò tutti i proprietari di industrie a smetterla di ricoprire minuscole merendine con strati e strati di plastica. La seconda, riutilizzo, obbligò grandi e piccini a fare la spesa sempre con lo stesso sacchetto di plastica finché non si fosse rotto. Infine arrivarono e lavorarono contemporaneamente le ultime due sorelle, le più giovani della famiglia, sempre in movimento e dalle idee scoppiettanti, riciclaggio e recupero. Una costrinse la gente a raccogliere in grandi contenitori differenziati i rifiuti come la plastica, il vetro, la carta, mentre l'altra con un po' di pazienza creò dei forni apposta e delle fabbriche dove trasformare tutti quei rifiuti in nuovi oggetti, come per esempio dalla carta scritta da cui, una volta sbiancata e stirata, è possibile ricavare nuovi ed eleganti quaderni senza avere distrutto alcun albero. Insieme le quattro sorelle riuscirono a mettere ordine nella città. Ora tocca a te pensare a cosa vuoi fare per seguire i loro ordini, nella tua classe oppure nella tua casa. Pensaci! Guarda cosa ne ha fatto! Guarda cosa ne ho fatto, wow, guarda cosa ne ho fatto, guarda cosa ne ho fatto. Ho trovato un pezzo di carta, l'ho colorato e lì sulla porta, l'ho staccato, l'ho fatto volare, è il mio aereo personale. Cos'è, cos'è, è un pezzo di carta, cos'è, cos'è, è un pezzo di carta, l'ho piegato sotto il sole, è un cappello monocolore. L'ho girato giù in piscina, la mia barca piccolina. Oggi sono pronta ad inventare, voglio solo qualcosa da buttare. Oggi siamo in vena ad inventare, vogliamo solo qualcosa da buttare. Uso, riuso, riciclo, riutilizzo, uso, riuso, riciclo, riutilizzo. Ho comprato un giornale, ho fatto la maschera di carnevale, ho fatto un vestito come una sarta, sempre con questo mio pezzo di carta. Gioca con la fantasia, prima di buttare via, perché ogni cosa ha un valore che vive oltre la sua immagine. Guarda cosa minerale, ho una bottiglia da riciclare, un vaso di fiori sul tavolino, uno strumento per far casino. Cos'è? Cos'è? È plastica. Cos'è? Cos'è? È plastica. Con il fondo della bottiglia, un portapenne, che meraviglia, un po' di sabbia e un birillo, ti gioco a bowling con zio Lillo. Oggi sono pronta ad inventare, voglio solo qualcosa da buttare. Oggi siamo in vena ad inventare, vogliamo solo qualcosa da buttare. Uso, riuso, riciclo, riutilizzo. Uso, riuso, riciclo, riutilizzo. Uso, riuso, riciclo, riutilizzo. Uso, riuso, e adesso cos'è? La bottiglia è stata fusa, è un sacchetto per la spesa, una scatola fantastica, sempre con questo mio pezzo di plastica. Gioca con la fantasia,
riciclo, riutilizzo. Uso, riuso, riciclo, riutilizzo. Uso, riuso, riciclo, riutilizzo.